Amici di Terre Sapore Vini, abbiamo percorso pochi chilometri da Ravenna e abbiamo raggiunto le colline riminesi. Oggi ci troviamo a San Patrignano, una comunità che probabilmente tutti conoscete. Qui in questa comunità esiste una produzione molto importante di prodotti enogastronomici che vi vorremmo presentare. Siamo qui oggi, infatti, con l'enologo della cantina di San Patrignano, Angelo Totaro, che ci racconterà qualcosa su questa produzione. Il nostro fare vino nasce nel 78 con la nascita della comunità. Ad oggi, dalla produzione di vino per la nostra famiglia, di tutti gli ospiti della comunità, ad oggi siamo arrivati a 104 ettari e 500.000 bottiglie prodotte e vendute. Vitigno principe nel Sangiovese, che copre quasi la metà di tutta la superficie vitata, e successivamente abbiamo bianchi con Chardonnay, Sauvignon Blanc e vitigni internazionali, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc e Merlot. Cari amici, abbiamo raggiunto il caseificio di San Patrignano e qui una vera sorpresa, una filiera completa. San Patrignano ha le proprie mucche, quindi produce il proprio latte, e qui, come possiamo vedere, una linea di prodotti completa. Partiamo da alcuni formaggi vaccini, formaggi di pecore e formaggi ovini. Abbiamo dei prodotti freschissimi e dei prodotti di semistagionatura e prodotti più stagionati, affinati con gli agrumi, affinati con le foglie di cacao, col fieno e con la vinaccia. Siamo arrivati al forno di San Patrignano e siamo qui con Silvio. Silvio, ci racconti qualcosa di questa bellissima produzione di pane? Sì, allora, questo qua è il pane a lievitazione naturale con lievito madre, questi qua sono i cheeseburger, queste qua sono le pucce, dai grissini ai dolci, biscotti. Allora, questo pane a lievitazione naturale viene fatto con lievito madre, che abbiamo qua. E abbiamo 5 tipologie di pane a lievitazione naturale: olive, pugliese, segale e noci, caserecce e cereali. E se li volessimo provare questi prodotti, dove li troviamo, Silvio? Allora, li trovate nel nostro punto vendita, che è Spaccio, nelle migliori gastronomie regionali e nella grande distribuzione.